Ecco le ultime importanti notizie di calciomercato. La Roma dopo Dybala è pronta a prendere anche Wijnaldum. La trattativa sembra ormai ai dettagli. L'olandese arriverà nella capitale in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, mentre i 9 milioni di ingaggio verranno pagati per il 60% dal PSG, mentre il restante 40% dalla Roma. Alla Lazio è stato invece proposto Marcelo. Mancano gli ultimi dettagli tra Napoli e Fenerbahce per far diventare Kim un nuovo giocatore partenopeo. Il giocatore è infatti atteso nei prossimi giorni a Napoli. Il Milan lavora con il Tottenham per Tanganga, ma per i rossoneri non c'è solo il nome del difensore. Infatti si è parlato anche di Reguilón e di Sarr. Kostic è invece ormai lontanissimo dalla Juventus. Infatti è arrivata un'offerta da 15 milioni da parte del West Ham all'Eintracht. West Ham che ricordiamo è interessato anche a Scamacca. Nel frattempo il Monza ha ufficializzato Caprari e anche Ranocchia. E un giocatore che ha lasciato l'Italia invece è João Pedro. Infatti l'ex Cagliari è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce.